Carissimi, bentornati su Delta Charlie Delta. Come promesso nel video precedente, sono qui per presentarvi a modo la mia nuova compagna di viaggio, la Ninja 650. L'occasione è quella della mia prima gitarella in moto fuori porta. Siamo per strada in direzione di Schiff Schebwerk Niederfino, ovvero il più antico e famoso ascensore navale in Germania, che si trova nella regione del Brandeburgo, nord-ovest della Germania, a circa 70 km da dove vivo. Oltre a essere una nota attrazione turistica, è una destinazione abbastanza popolare tra i motociclisti, in quanto la strada per arrivarci è davvero divertente. Io sono ancora agli inizi, come sapete sono un neopatentato, in più il freddo, la strada bagnata e come potete ben vedere sporca di terriccio, non invoglia certo una guida particolarmente veloce. Mi è già capitato di far attivare l'ABS un paio di volte in questi 10 giorni passati con la moto, specialmente sulla ruota posteriore, con frenate assolutamente neutre, non certo particolarmente caricate. Ho ancora gli pneumatici di serie, i Dunlop Sportmax D214, che leggendo online non sono certo noti per la loro aderenza sul bagnato. Comunque, questo è ciò che ho al momento, anche se penso di sostituirli quanto prima. Oggi il mio scopo personale è divertirmi, godermi il bel paesaggio della campagna tedesca, esercitarmi a fare qualche curva, non a passo di lumaca, e ovviamente presentarvi la moto, cosa che farò appena sceso. Per cui rimanete in sella, tra 3 minuti saremo arrivati. Forse.
sono qui per presentarvi la moto. È una Ninja 650, nuova, l'ho presa la settimana scorsa. In realtà, vabbè, lo sapete, l'avevo comprata a luglio, però insomma l'ho ritirata solamente di recente. E per il momento ci sto trovando veramente veramente bene. È stock, ok, non ho fatto nessuna modifica, le uniche modifiche che ci sono l'accendisigari. Ho fatto mettere l'accendisigari da 12 volt, che onestamente oggi si è rivelato utile perché ho fatto un'ora e mezza di navigazione col GPS, il registratore e tutto quanto attaccato, e ho potuto collegare il cellulare all'accendisigari e non si è scaricato per nulla, per cui è comodissimo. E quindi appunto ancora nessuna modifica. Ci farò installare le manopole riscaldate perché qui fa freddo, io voglio andare in moto anche col freddo e onestamente servono. Ci farò mettere le manopole riscaldate, ci voglio far mettere le luci LED se riesco, e ci farò mettere gli slider. Ancora non c'è niente, vedete, completamente esposta a qualsiasi possibile caduta, che la cosa mi fa molto paura. Anche per questo motivo sono abbastanza cauto. Però niente, poi ci farò mettere gli slider in modo che in caso di problemi non distruggo tutto quanto. E per il resto, la moto ovviamente è ridotta a 48 cavalli perché ho la Penta 2 originale, e 68 cavalli originale, ridotta ora a 48. Come mai ho scelto la 650 rispetto alla 400? In realtà ho visto, qui in Italia non è tantissimo di moda, diciamo, viene un pochino snobbato, secondo me è un gran peccato. Diciamo, rispetto alla 400 secondo me ha tanti vantaggi, principalmente il fatto che, ok, ora ho la 2, quindi la guido ridotta, dopodiché quando prenderò la patente A posso sbloccarla e avere comunque una moto con la quale fare esperienza, mettere su qualche chilometro, e in modo se poi in futuro vorrò passare a una moto ancora più performante, diciamo, comunque ho avuto modo di fare esperienza anche già su una moto con qualche cavallo in più. Ecco, la Ninja 400 sono 45 cavalli, mi pare, e fine, basta. Ovviamente una volta che l'avete guidata non potete più farci nulla, quindi non potete progredire insieme alla moto. Questa qua, secondo me, ha questo grosso vantaggio. E in più, ovviamente, è una moto più importante, diciamo, per cui sospensioni sono migliori, i freni sono migliori. Ora, io ovviamente non sono esperto in queste cose tecniche, quindi se siete interessati a sapere che tipo di sospensioni o che tipo di freni c'ha, andate da un'altra parte. Però insomma, sicuramente da questo punto di vista è una moto migliore. In più, l'altro vantaggio è che, anche se in teoria, vedete, diciamo, lo stile Ninja, lo stile di una super sportiva, in realtà è una moto da turismo alla fine, nel senso che, vedete, ha il manubrio alto, i semimanubri alti, per cui si sta molto comodi in sella, e in più c'è la possibilità di montarsi il bauletto e le valigie laterali. Bauletto io non ce lo monto perché è orrendo, proprio non mi ci va assolutamente, però ci monterò le valigie laterali, la Givi, cioè no, sia quelle originali Ninja, che però sono piccoline di tela, quelle originali Kawasaki, sia è possibile comprare quelle della Givi, che ha appunto un modello apposta per la Ninja 650 e per la Zera 650. Le ho già comprate e devo solamente montare. Ovviamente non conto di tenere sempre montate, normalmente saranno smontate, però se uno un giorno decide di fare un viaggio può montarci le valigie, prendere e andare, chi se ne frega. Su un'altra moto, tipo la Ninja 400, questo non è possibile, quindi boh, lo vedo come un grosso vantaggio. Il colore è stato un fattore importantissimo nella scelta, perché adoro questo arancione. Come sapete, arancione è il mio colore preferito, è il colore anche del canale Alchimica per Tutti. Per cui sono assolutamente favorevole ad avere la mia bella moto arancione. So che non è il verde Kawasaki che magari tutti quanti adorano, ma beh, non ci lamentiamo. Questo bel arancione a me piace da morire. Come prezzo, allora, io l'ho pagata 7.000 euro, 7.200 euro compresa la riduzione a 48 cavalli,
compresa l'accendisigari. Come mai così poco rispetto al prezzo di listino? Perché ho avuto lo sconto, praticamente qui in Germania avevano questa offerta per la quale se eri un neopatentato ti davano 650 euro di sconto sulla moto. Per cui io sono un neopatentato che ho appena preso la 2, 650 euro di sconto, appunto. Quindi niente, sono veramente contento della mia scelta. Questo qui è il modello 2019, quindi non il modello 2020, quello che è appena uscito, però anche il modello nuovo, il modello 2020 è praticamente uguale, l'unica differenza è nello schermo, che nel modello 2020 è completamente elettronico, è completamente digitale, mentre qui è parzialmente analogico, c'è cioè il contagiri analogico, digitale c'è solamente l'indicatore della marcia inserita e il tachimetro, quindi l'indicatore della velocità, mentre appunto il contagiri è analogico. E ovviamente questa qua non ha la connessione, la possibilità di connettere il cellulare, mentre la nuova Ninja 650 2020 avrà pure questa possibilità. L'altra cosa che adoro tantissimo di questa moto è lo scarico. Ora, io so che molti motociclisti sono appassionati di scarichi grandi e rumorosi. Io sono l'esatto contrario. Penso che lo scarico sia la parte più brutta di una moto. Cioè, guardate questa parte, questa bella linea, e immaginatela dall'altra parte con un enorme scarico verso qui. È veramente orrendo. E la cosa bellissima di questa moto è che lo scarico è praticamente invisibile. Quello originale, dico, Lo scarico originale è invisibile. E questo è un vantaggio, secondo me, enorme. A me piace tantissimo. Piace tantissimo, e soprattutto d'estate, ovviamente, il fatto di avere lo scarico così lontano vuole dire anche sentire molto meno caldo, immagino. Ancora non l'ho provato. D'inverno questo forse è uno svantaggio, ma d'estate è sicuramente un vantaggio non indifferente. Ora vi saluto, io ritorno in sella alla mia cara Ninja. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente vi invito a iscrivervi al canale e a mettere un bel mi piace, lasciate un commento, soprattutto se siete possessori, magari siete possessori anche voi di una Ninja 650 o di una Ninja 400, ditemi un po' voi che ne pensate, se siete contenti della vostra scelta, se la consigliereste ad altri, o se invece pensate che magari, non lo so, sarebbe stato meglio partire con una 400 e poi magari fare direttamente l'upgrade, non lo so, la ZX-SR una volta presa la patente A. Per il momento, onestamente, mi sto trovando davvero bene. E niente, grazie ancora per avermi seguito, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!